Euregio TV, l'approfondimento dedicato ai territori del Trentino, Alto Adige e Tirolo, ci porta nella suggestiva zona dei laghi di Kramsach in Tirolo. Poi ci sposteremo in pieno centro a Trento. Il Museo dei Masi Tirolesi e il Castello del Buon Consiglio sono le mete del nostro viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni dell'Euroregione. Dal XIII fino alla fine del XVIII secolo è stata la residenza dei principi vescovi di Trento. Oggi è considerato uno dei più vasti complessi monumentali dell'intero Euregio. Stiamo parlando del Castello del Buon Consiglio, che sorge maestoso a pochi passi dal centro storico del capoluogo trentino. Fondato come presidio imperiale nella prima metà del 200, è stato trasformato nel corso dei secoli in una magnifica residenza. È un insieme di corpi di fabbrica di diversa epoca racchiusi entro una cinta muraria in una posizione leggermente elevata rispetto al centro città di Trento. Iniziamo dalla parte realizzata per prima. Castelvecchio è la parte più antica del grande complesso del Buon Consiglio. In realtà la sua costruzione si sviluppa nell'arco di molti secoli. Nasce direttamente dalla roccia viva, quasi a significare il suo radicamento nella storia, nel passato e nella terra, e si eleva verticalmente culminando nella Torre d'Augusto, il grande mastio circolare che domina tutta la struttura. Ma alla fine del 400 la storia architettonica di Castelvecchio si conclude con la loggia veneziana, questa polifora ad archi fiammeggianti tardogotica aperta verso la città, che in qualche modo si collega all'architettura italiana e veneziana in particolare, e dall'altra parte anticipa quello che avverrà poco dopo nel corso del Cinquecento. All'estremità meridionale del complesso si trova Torre Aquila, che conserva all'interno il celebre ciclo dei mesi, uno dei più affascinanti cicli pittorici di tema profano del tardo medioevo. Magno Palazzo rappresenta l'ampliamento cinquecentesco nelle forme del Rinascimento italiano. Nella prima metà del Cinquecento il principe vescovo Bernardo Kless decide di costruire una nuova dimora. La tradizione castellana rappresentata a Castelvecchio viene in qualche modo accantonata e ci si immerge nella modernità in una gara con le più importanti residenze signorili del momento. Questo soprattutto per un motivo: candidare Trento a essere la sede del grande concilio della Controriforma. A questo compito assolve l'architettura imponente, i lussureggianti giardini, ma anche la decorazione. La decorazione soprattutto pittorica. Dosso Dossi, suo fratello Battista, Girolamo Romanino, Marcello Fogolino si avvicendano nelle sale del palazzo rappresentando una pittura autonoma ed eccentrica, perché tutti questi pittori, soprattutto Dosso e Romanino, guardano in maniera assolutamente autonoma sia all'arte italiana sia a quanto avviene al di là delle Alpi. Dopo la fine del Principato Vescovile, nel 1803, il castello venne adibito a caserma. Restaurato, nel 1924 divenne sede del Museo Nazionale. Dal 1973 appartiene alla Provincia Autonoma di Trento. Oggi è il polo principale di un sistema museale formato da 5 castelli tra i più suggestivi e prestigiosi del territorio trentino: Castello di Stenico, Castel Beseno, Castel Thun e Castel Caldes. Dal Trentino ci spostiamo in Austria, per la precisione nella zona tra Kufstein e Innsbruck. L'emozione dei laghi di Kramsach fanno da cornice al Museo dei Masi Tirolesi, un vero e proprio tuffo nella storia per conoscere da vicino l'origine di antiche tradizioni. È il più grande museo all'aperto del Tirolo. Vanta 14 edifici principali, oltre alle piccole e grandi strutture annesse. Tutto questo è il Museo dei Masi Tirolesi,
realizzato ad est del lago Rheintal. Diverse costruzioni della tradizione contadina vengono riproposte in questo museo. Tutti i masi e gli edifici sono stati trasferiti dal luogo di origine al museo tramite un lavoro certosino, ricostruiti con grande impegno e cura per i dettagli. Non solo i tipici masi di montagna, ma anche i particolari di quello che serviva nei secoli scorsi per vivere nelle vallate e sui pendii del Tirolo. Un vero viaggio nel tempo per capire non solo la storia e le tradizioni, ma per conoscere da vicino tutto ciò che faceva e che fa ancora parte della vita quotidiana in un maso. I visitatori possono farsi un'idea concreta di come vivevano e lavoravano i contadini nei tempi passati, prima dell'arrivo della meccanizzazione in agricoltura, osservando i locali in cui si lavorava e si dormiva e soprattutto la stube, il locale più rappresentativo in quanto punto di aggregazione della famiglia contadina durante la stagione fredda. Uno dei giorni probabilmente più importanti per il Museo dei Masi Tirolesi è il cosiddetto Kirchtag, la sagra. In questo giorno ogni anno viene simulata la vita sui masi e i prodotti artigianali tradizionali vengono mostrati ai visitatori. Naturalmente la musica popolare non manca e anche per i bambini sono stati pensati progetti e programmi ad hoc. Qui da noi i masi sono allestiti in modo da far vedere come si viveva una volta. Particolarmente suggestive sono le cucine per l'affumicatura che vengono abbellite da numerosi arredi. In questi vani il fumo si addensava sul soffitto attrezzato con stanghe di legno su cui si essiccava la carne per poterla conservare. Nasce così il tipico speck tirolese su tirolese. Qui dentro si svolgevano le attività della fattoria, la produzione e la lavorazione. Il locale di abitazione era invece la stube, arredata in modo decisamente più confortevole. Seduti là dentro ci si può finalmente riposare un po'. Presso il Museo dei Masi Tirolesi vengono organizzate varie manifestazioni dove i visitatori possono essere i protagonisti delle attività che caratterizzavano le epoche riproposte nel percorso espositivo. Siamo in chiusura del nostro approfondimento a respiro euro-regionale. Andiamo insieme ora a scoprire quali sono le offerte e le proposte culturali per i prossimi giorni per quanto riguarda il Tirolo, l'Alto Adige e il Trentino.